Insomma, per orientarsi nelle residenze, Claudio, ho trovato che c'è anche una guida, vero Claudio, su Esatto, internet? esiste perché ovviamente la popolazione italiana sta invecchiando costantemente come invecchia del resto tutta la popolazione mondiale, i dati abbiamo detti tante volte, ma in attesa che vengano o costruiti ascensori nei condomini o nuove residenze, perché ricordiamo che in base all'ultimo censimento sono 3.219 le strutture residenziali per anziani tra pubbliche e private e tendenzialmente sono più private. In attesa di questo c'è un osservatorio, che è l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, perché ripetiamo che sono di più le donne che si trovano in questi centri, che fa una sorta di classifica, una guida per stabilire quali sono le residenze, quindi le case di riposo, le strutture residenziali migliori e assegna dei bollini, si chiama bollini rosa argento e consultando appunto il sito anche dei bollini rosa argento, quindi questo osservatorio della salute della donna, quindi questo osservatorio sul miglioramento di queste residenze, si può scegliere in base a 3, 2 o un Questo è pallino. molto importante perché, come sappiamo, ci sono anche residenze dove sono successe brutte cose. Va, mi fermo qua Sì, perché non voglio. e su quello Quindi stanno. che arrivino dei controlli e delle votazioni che poi saranno, immagino, effettuate come col sistema dei ristoranti e degli alberghi, so. Stessa cosa. I pazienti e le loro famiglie, no, daranno una votazione. A quel tipo di democrazia di giudizio sostanzialmente, quindi non Quindi ci chi sono parla male di solo. internet si deve ricredere.